Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzul. Andiamo a vedere una bella storia. L'importanza del defibrillatore, dal miracolo di una vita salvata al volontariato tra giovani. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha premiato anche Luca e Pietro, ricordando con orgoglio sulla propria pagina Facebook il bel esempio dei due giovani dopo l'episodio che poteva cambiare ad entrambe la vita. Una giornata estiva caldissima a Marola, Vicenza. Si sta disputando una gara di calcio. A metà partita Luca Cracco si è accasciato vittima di un arresto cardiaco. Pietro Pizzighello, il giocatore avversario, trentenne, laureando in ingegneria con un corso di primo soccorso effettuato mesi prima, non ci pensa un attimo. Prende il defibrillatore e pratica il massaggio cardiaco, salvando Luca. All'arrivo dell'ambulanza il giovane è vivo, senza danni cerebrali. Dopo 8 giorni di coma, si sveglia e i sanitari gli inseriscono un defibrillatore interno. Dopo meno di 2 mesi è tornato al lavoro senza alcuna limitazione. Sono un miracolato, sarò sempre debitore nei confronti del mio angelo Pietro, dice. Ma c'è di più. A quell'episodio Pietro e Luca si sono messi a disposizione come volontari per la Fondazione Morosini, che promuove il corretto uso del massaggio cardiaco e del defibrillatore anche tra i giovani e nelle scuole, per sensibilizzare le persone al soccorso. Questa è una bellissima storia, veramente. Un saluto a tutti gli sportivi, è tutto molto bello.